Presidente, Presidente, perché così non è possibile intervenire. Se qualcuno Pontini, del Partito onorevole Democratico Panatini. Vuole alzarsi e dire qualcosa, compreso criticare quello che sta dicendo il sottoscritto, lo faccia, almeno i cittadini avranno un'idea del perché continuano a elargire stipendi a favore di gente che sta seduta otto anni senza mai spiccicare parola. Faccia il suo intervento. Grazie, Presidente. Inoltre, non mi sembra che in un momento in cui i collegamenti tra la politica e la massoneria sono pubblici, grazie a quello che leggiamo tutti i giorni sui giornali, strettamente legate a dinamiche relative alle banche che hanno messo in ginocchio decine di migliaia di famiglie in Italia, credo che parlare di massoneria riguardo a possibili collegamenti con società farmaceutiche sia quasi doveroso, collega Sisto, altro che offensivo. Grazie, onorevole Buttiglione. Per richiamo al regolamento, signor Presidente, mi sembra vagamente di ricordare che il regolamento prescrive limiti precisi alla libertà di parola all'interno di quest'Aula, limiti che non sono alla libertà di esprimere il proprio pensiero, ma sono alla licenza di chi offende senza motivazioni, senza ragione, senza che questo abbia nulla a che fare con l'argomento all'ordine del giorno, trasformando quest'Aula in un luogo di beghe da pollaio che sono al di sotto della dignità del Parlamento della Repubblica Italiana. La ringrazio, onorevole Buttiglione, lei ha ragione, il regolamento fa esplicitamente, tra l'altro, riferimento a parole sconvenienti. A questo punto onorevole Grillo, prego. Non mi è chiaro il concetto per cui dire a qualcuno se che è massone o meno sia sconveniente o un insulto o un epiteto. Onorevole Grillo, atteso che questo non è oggetto della discussione di quest'Aula. Però vorrei capire come mai sta uscendo fuori questo problema. E appartenere legittimamente, perché lo Stato italiano non lo prevede, a meno che la loggia non sia una loggia eversiva, quindi uno può appartenere o meno alla loggia massonica, e quindi chi lo sa può anche, o comunque chi ha le prove, può anche sentirsi libero di dire appartieni o non appartieni. Tieni, dico, mi sembra una cosa, cioè questo velo di ipocrisia, per favore straccia. Va bene, siamo al 5.10, contrario a Commissione Governo, votazione aperta. Piepoli.